Presidente, volevo congratularla, siamo troppo forti. Grazie, grazie. Lo vinciamo lo scudetto, lo vinciamo lo scudetto, Presidente. No, non lo vinciamo lo scudetto, perché adesso metto un premio a tutti i giocatori di 100 milioni cada uno per non vincere lo scudetto. Presidente, io vi Perché i amo. napoletani mi hanno rotto il cazzo, No, hai capito? Presidente, no. Sì, figlio mio, perché siete di una tale stronzaggine che io delle volte dico, ma è possibile che noi diciamo che i napoletani sono i più paraculi del mondo? Ma sono Presidente. paraculi tutti quelli che stanno, che napoletani che hanno abbandonato Napoli. A voi Napoli vi obnubila il cervello, vi No, rincoglionisce. Presidente, non dite così, vi prego. Ma sì, perché voi la mattina alzate, guardate il sole, guardate il E mare, pensiamo sul piatto scudetto, scegli Presidente. una pizza di merda, perché la pizza a Napoli era merda, ah, e tirate un bel respiro. Presidente, Ah, si dà vita a me. ah, Però sta la vita tua, hai capito che sta la vita tua? Presidente, Ma, voi state giocando, lo so bene. State giocando con i nostri sentimenti. Quest'anno vogliamo il tricolore. vedrai, altro che tricolore, quest'anno se non vinciamo la Champions per mando a far culo a tutti Ma siete quanti. forti, Presidente! Un bacio! Comunque queste cose solo a noi. Veramente queste cose succedono solo a noi, non so neanche da dove iniziare. Hola hermanito, sono GA7, quello che tiene le tette, le racchette, le lavagnette, le rocchette, non le manette, perché non ho le mitragliette, anche la intro più cringe e meno divertente di tutta YouTube Italia. Benvenuti in questo nuovo video in cui parliamo della telefonata tra De Laurentiis ed il tifoso del Napoli. Ed è tutto così strano, mamma mia, ci vedi che niente. Ma ragazzi, prima di farlo, come sempre, voglio invitarvi a scaricare dal link in descrizione la migliore applicazione per quanto riguarda il mondo del calcio. Ragazzi, mi riferisco ovviamente al Numero DS. Numero DS rappresenta il futuro ed è completamente gratuito, da scaricare dal link in descrizione, che non ve ne pentirete. Unitevi all'evoluzione, unitevi alla rivoluzione e fatelo scaricando dal link in descrizione, Numero DS. Detto ciò, la chiamata. Allora, ci sono ovviamente, come sempre, come tutto ciò che riguarda il Napoli, come tutto ciò che riguarda in particolare Aurelio De Laurentiis, più linee di pensiero. Io non so cosa pensare, quindi non ho una linea di pensiero in particolare, però non so cosa pensare. Penso che di base sia pazzo, perché di base è pazzo, ragazzi. Di base è uno di. È pazzo, ma non è scemo. Lui non è mai scemo, è pazzo. È semplicemente. È come se avesse degli sbalzi di umore. Non voglio dire dovuti a che cosa, perché non, ovviamente non mi compete. E d'altro canto, mi viene da dire che ha una capacità di portare tutti a spasso come e quando vuole lui. Ha detto delle cose non particolarmente belle. Abbiamo fatto una battuta sullo scudetto, perché si è sempre detto De Laurentiis lo scudetto non vuole vincerlo, e lui ha detto sì, ho messo un premio di 100 milioni a tutti i giocatori per non vincere lo scudetto. Poi ha parlato di voler vincere la Champions League, ha incominciato a dire cose, diciamo, non eccezionali sui napoletani, dicendo Napoli, i napoletani mi hanno rotto il cazzo, la pizza napoletana è una merda, Napoli obnubila, e lì devo dire capacità dialettiche fuori dal normale, il pensiero dei napoletani. Ha detto dei fatti oggettivamente assurdi, e l'ha detto ovviamente in tono ironico. Questo non significa che siano delle cose che lui non pensa, perché diciamo lui non ha mai nascosto questo suo lato di sé, tra virgolette. Ha sempre parlato da un lato di napoletanità e sempre parlato comunque male del popolo napoletano, il popolino e tutte queste cose qua. Non ha mai nascosto tutte queste cose. Però questa telefonata era ovviamente, palesemente, secondo me, in chiave ironica. L'ha detto tutto in maniera estremamente ironica, quasi a prendere per il culo la persona che l'aveva chiamato. È come se avesse riassunto in un minuto e mezzo di telefonata tutte le stronzate che ha detto in tanti anni, quasi sminuendole. Forse sono io che sto andando
ad analizzarlo un po' troppo a fondo e magari è solo una stronzata che ha detto in un momento così che voleva prendere per il culo a questo, però l'ho visto proprio come un voler sminuire tutte le stronzate che ha detto negli anni, tutte le cazzate, tutte le cose brutte dette sul Napoli e sui napoletani, come se l'avesse voluto sminuire. Ma poi la cosa più assurda, che poi ti fa pensare anche male, che ti fa pensare che sia stata quasi preparata questa roba, è che lui aveva predetto questa telefonata. E evidentemente, non lo so, può essere che era appena successa, che aveva appena staccato il telefono e sapeva che sarebbe uscita sui social e ha fatto il tweet in cui diceva: la telefonata che sentite sui social, che sta girando sui social, il web in generale, è molto ironica, ci sono fatti tante risate, tranne il fatto sulla Champions, a cui crediamo molto. E è tutto molto strano, perché l'ha detto prima e poi è uscito. Può essere anche che poi sia stato avvertito che sarebbe uscita questa telefonata, quasi come se fosse, non lo so ragazzi, veramente non lo so, però ha anticipato la telefonata, perché inizialmente nessuno sapeva niente, nessuno sapeva proprio nulla di questa telefonata, nessuno era a conoscenza di cosa si trattasse. Poi è uscita e ci siamo fatti tutti quanti, diciamo, una nostra idea particolare su quello che stavo detto. Io penso che di base, allora, mi ha fatto ridere perché è una cosa simpatica tra virgolette, ha detto delle cose ripeto, in chiave ironica, in chiave palesemente ironica, mi ha fatto ridere e ci può stare. Però d'altro canto, un presidente di un club di Serie A, un presidente della squadra che in questo momento si sta giocando lo scudetto a più 13 sulla seconda, certe dichiarazioni, secondo me, dovrebbe e potrebbe anche evitare farle. Ultimamente l'ho visto un po' più protagonista, non so per quale motivo è uscita la vena protagonista, incomincia a saltare con i tifosi, che si è seduto nel sedile anteriore, tra l'altro dell'NCC, che diciamo non si fosse fatto vedere, voluto far vedere, si sarebbe messo nel sedile di dietro. I vari video che sono usciti, non lo so, ovviamente a pensare male si fa molto presto. Io voglio analizzarla in chiave ironica, non voglio dare peso a questa telefonata né niente, perché in questo momento destabilizzare l'ambiente, destabilizzare i ragazzi non serve assolutamente a nulla, e bisogna fare il possibile per rimanere il più concentrati il più concentrati possibile. Ci stiamo giocando un obiettivo troppo 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 importante, bisogna pensare al campo. Però io sono curioso, ripeto, sono curioso di sapere quello che pensate voi di questa chiamata, perché è tutto così strano. Sono interdetto, questa è la parola giusta secondo me. E niente ragazzi, mi raccomando, fatemi sapere quello che pensate voi con un commento qua sotto, lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale, in descrizione troverete Facebook, Instagram, Twitter, tutto quello che volete sarà lì giù, troverete anche GA7 Shorts, il mio canale dove pubblico tutte le clip, anticonici, come dirti del canale, TikTok preferiti. Ragazzi, noi ci vediamo alla prossima volta, sempre con tutta la vita, forza Napoli.